31 agosto 1943. Gli alleati bombardano Pisa. 152 aerei da guerra, decollati dalle coste africane, avanzano sulla città toscana. Le difese antiaeree non sono in grado di opporre alcuna resistenza, poiché i velivoli volano ad alta quota. In 10 minuti vengono sganciate più di 1000 bombe. È una strage. I morti sono un migliaio, altrettanti i feriti. Interi quartieri vengono rasi al suolo. L'obiettivo degli americani è quello di mettere fuori uso le infrastrutture e le fabbriche adibite alla produzione bellica e di mandare al governo Badoglio un segnale forte in una fase cruciale delle trattative per l'armistizio, che viene infatti firmato appena 3 giorni dopo. Esperimenti di allarme aereo in uno stabilimento italiano. Squillano le sirene e gli operai abbandonano il lavoro. Quando suonava l'allarme, tutte le fabbriche suonavano con la sirena, facevano diversi diversi fischi a intermittenza. Si sentivano le sirene delle fabbriche di Pisa. C'era la Saint-Gobain, c'era Ponte Orvo lì alla Fontina, c'era la fabbrica dell'Antonini a Porta Fiorentina, c'era la Visse, la Ricciardinoni, c'era 7-8 ciminieri. Incominciavano a suonare le sirene, si sentivano bene, non avevo paura. Io ero allora impiegato alla Piaggio di Pisa. Quando venivano gli allarmi, non avevamo in tanti l'abitudine di andare fuori. Si andava fuori dallo stabilimento, sì, ma non di nasconderci da qualche parte o di andare nei pochi rifugi che ci potevano essere a disposizione. La difesa antiaerea è in azione. Le pompe di aereazione sono poste in moto. La squadra dei pompieri è già in funzione contro supposti incendi. Ci si scherzava, che ormai non ci si credeva più nessuno all'allarme, la famosa allarme che poi dopo un'ora, due ore c'era cessata l'allarme e non succedeva mai nulla. Gli americani vogliono salvare la torre e quindi si diceva Pisa non avrà bombardamenti. Non si credeva più nel pericolo. Avevano già bombardato Livorno, avevano già bombardato altri posti e Pisa era salva. Segreto, ordine operativo numero 75, 30 agosto 1943, 36B17, ognuno dei gruppi 99esimo, 97esimo, secondo, 301esimo da bombardamento pesante, dovranno attaccare e distruggere lo smistamento ferroviario e obiettivi industriali a Pisa, Italia, il 31 agosto 1943. Ricordo che ci fu l'allarme, dopo un po' di tempo gli operai, era l'una, mi pare, il bombardamento avvenne allora, a mezzogiorno e mezzo gli operai stavano mangiando e mangiavano nei pressi dello stabilimento della Piaggio di Pisa, mangiavano lungo il muretto. Io me ne andai a casa, come facevo sempre quando c'era l'allarme, e mi trovai proprio a tavola mentre cominciò il bombardamento. Un colpo d'occhio all'organizzazione della nostra difesa controaerea. A convenienti distanze dai centri da difendere sono dislocati i posti di avvistamento. Questo è un aerofono capace di cogliere a grande distanza il rombo dei motori e di individuarne la direzione. La vedetta posta sul disco di orientamento dà l'allarme. Tempo di arrivo sull'obiettivo, dalle 12.30 alle 13. Altezza di bombardamento. 99esimo gruppo da bombardamento, 18.000 piedi. 97esimo gruppo da bombardamento, 20.000 piedi. L'allarme è trasmesso al comando DICAT, con tutti i dati raccolti dal posto d'avvistamento.
Gli ufficiali di servizio, coi dati forniti dai vari posti, individuano la rotta degli apparecchi nemici e danno il segnale d'allarme ai centri minacciati. In viaggio, piano a destra girando ad est di Livorno. Lasciare la costa in vicinanza di 15 miglia sud di Livorno. Ritorno, stessa rotta di andata. Contemporaneamente sono avvertite la base aerea e tutte le batterie della difesa. Eccoci alla base. Il comandante riceve la comunicazione e avvisa con un razzo la squadriglia dei cacciatori. Il 99esimo gruppo da bombardamento attaccherà la metà est dello smistamento ferroviario come da carta da attacco. I piloti raggiungono di corsa gli apparecchi già pronti per il decollo. Mentre i cacciatori si apprestano a decollare, le batterie sono messe in allarme. Il secondo e il 301esimo gruppo da bombardamento attaccheranno le zone industriali come da carta di attacco. Questo è un obiettivo di precisione e va distrutto. Il bombardamento sarà effettuato da squadroni di 6 aerei ciascuno. Gli artiglieri corrono ai pezzi, ognuno al suo posto. Telemetristi, puntatori, graduatori, caricatori sono pronti ad entrare in azione mentre i cacciatori decollano. Diario di guerra del 97esimo gruppo da bombardamento. Aerei nemici furono visti, ma non riuscirono a venire nella nostra direzione. La centrale elettrica della batteria, individuati gli obiettivi nel cielo, trasmette automaticamente ai pezzi i dati di tiro. Lo stereo telemetro scandisce continuamente la mutevole distanza del bersaglio nemico. Si puntano i cannoni. Si caricano i pezzi che ora seguiranno la rotta del nemico in attesa di far fuoco. Oggi i nostri aerei hanno attaccato la stazione ferroviaria di Pisa, in Italia, effettuando la 160esima missione del gruppo. Tutti i nostri aerei sono rientrati salvi. Lo smistamento ferroviario ha avuto una battuta terribile, con 432 bombe da 500 libre che furono sganciate e colpirono l'obiettivo direttamente. Molte esplosioni sono state viste nello smistamento ferroviario e attraverso l'area industriale. I punti di riferimento che avevamo, il ponte della ferrovia che attraversava il canale della Vicenza, erano spariti. Ma voglio andare a vedere che cosa era successo allo stabilimento, perché da casa mia addirittura c'erano magari 6 o 700 metri, ma mi pareva di intravederle addirittura le poche ciminiere della Saint-Gobain, della Visse e della Piaggio, mentre prima non le vedevo perché c'erano le case, adesso vedevo tutto libero davanti a me. Andai e lo spettacolo che mi si presentò fu raccapricciante. Il canale della Vicelli era pieno di barconi dove galleggiavano addirittura, e galleggiavano i morti di qua e di là. E lungo il muro vidi e riconobbi alcuni dei compagni miei di lavoro. Bisognava scansarli per procedere oltre, perché non si riusciva a passare. Guardate che a Porta a Mare ce ne furono tanti di morti, tantissimi. Quando si dice 200, 300, 500, ma se più di 1000 scommetto sono stati soltanto gli operai della Saint-Gobain, della Visse e della Piaggio, che sono morti lì, e gli abitanti lì vicini. Quando poi entrai nel mezzo dello stabilimento, il muro scarricciato, ed intorno questi ragazzi che sembrava che, alcuni sembravano addormentati, con la testa reclinata sul petto, sulla spalla, il pentolino tra le mani, erano stati uccisi dalle schegge o addirittura dallo spostamento delle bombe, dallo spostamento d'aria, e sul piazzale principale c'era un mucchio. Quando dico un mucchio intendo dire qualcosa come 70-80 centimetri di morti uno sopra l'altro. E sopra questi riconobbi un operaio che era un amico carissimo e abitava vicino a me. Renzo, Renzino si chiamava, Renzino Santucci. E aveva ancora il casco da pompiere.
Lo riconobbi lì sopra e mi prese veramente uno strazio enorme. Tornando verso casa, che ripeto c'era andato a piedi, da via Contefazio dove le case che erano allora quelle della Saint-Gobain, le case della Saint-Gobain, erano state completamente distrutte, incontrai la moglie di Renzino che mi disse: Giuliano, hai mica, vieni dallo, sì, sono stato allo stabilimento, hai mica visto il mio Renzino? No, dissi, no, il tuo Renzino non l'ho visto, guarda, ma non ci andare perché è uno spettacolo veramente raccapricciato. Non mi sentivo di dire a lei che l'avevo visto lì su quel mucchio di morti. E ancora me lo ricordo tutto questo. All'una e otto minuti del 31 agosto del 1943, davanti a via Porta a Mare attuale, c'era il canale di Navicelli che pulsava di vita, di lavoro, di traffici. Poi, dopo quei maledetti otto minuti, tutto cambiò. Tutto venne distrutto, case, poi morti, feriti. Te l'hanno riempito dopo con tutte le macerie, il canale di Navicelli. Since reaching the Arno in July, the Fifth Army front becomes active again as Allied units cross the river to advance toward the Gothic line. Here on 2nd September, after holding the southern part of Pisa for over a month, forward elements of an anti-aircraft artillery battalion cross the Arno into the northern section of the orphanage from the age of five and a half to 11. And I grew up I did a little bit of high school in New York. And my folks came out here. We finished school in almost downtown LA. I was always a year before the kids in my class, because in the orphanage they trained us a little differently and the schooling was a little different. So I wound up antisocial, and that was one of my problems. I was working for a company in downtown LA that sold military insignia, a national company. And they were trying to get me into the Coast Guard or the Navy, but that wouldn't work too well because I was wearing glasses at the time, and I had a slight astigma, and they said, go home and eat carrots and come back in 6 months. And that's about it. Then I was drafted about 4 months later by the Army. They would take anybody in the infantry. I was glad to go. I was actually glad to go. And actually on the train going to base camp up in Oregon, I was told I would be a clerk office soldier.
I never saw a typewriter in the next 10 years. I read maps easier than the rest of the fellows in my outfit, including the officers. And they got to like my teaching so much that I began to teach the officers. I wasn't the city boy too long and became a soldier. And I put my heart and soul into it and I became a staff sergeant. And then worked my way through to headquarters company as the battalion intelligence sergeant. We didn't know if we were going to Japan or Europe at the time. Went to Oran, Africa after 3.5 weeks at sea, which was a very interesting experience, but a terrible experience for me early on when I had to get used to the sea. I used to get seasick the first few days. And we landed in Italy at after 2 months of the Oran thing. We had just taken Leghorn and climbed aboard the tanks, and they rushed us across towards Pisa and dropped us off on a roadway probably about 3 miles south of Pisa. And there was the first battle there was an area called Marina di Pisa. And we battled the Germans there, who were still maintaining the city of Pisa. But we ultimately won that after many losses before we got to the roadway directly into the city. The German forces were in the city and along the north side of the Arno River to give us as much trouble as possible. Then when we get too closer to the city, about 2 miles from the city, we started getting artillery shell fire from the road that was hitting the roadway. The tanks were burning up with tank traps, and the German 88 millimeter rifle guns. And from that point on, it was hell to pay. We had nothing to do but get off the road and get into the hills and the pine forests alongside the road that are south of Pisa. And that lasted for about 3 days. Something had to be done. The officers probably got together at headquarters and decided that they want to destroy the tower because it was apparently the only major observation post the Germans could use to see when we were coming and where we were coming from. And having done that, they decided that Sergeant Weckstein, which is myself, get a radio man, get as close to the tower as possible. And I left camp in the morning, and before dawn, actually. And we arrived about 10 o'clock at a point where I could view the tower after going through the hills and meadows of that are south of Pisa. At that time, we found a log to hide behind, set up our scope and our radio, and observe from that point what I could see of the tower. At that point, the tower was probably slightly more than a half a mile distant, but it was a clear view across a valley. I lost part of the grounds because there was a little woodsy area in front, so I saw the top 3 or 4 stories of the tower only. At that time, the world was on my shoulder, kind of. And I thought of it as, hey, that's a pretty big thing I got there to do. But it's got to be done if somebody's going to do it. And I knew I could, if there was anything, I could see it as well as anybody. So, but I was somewhat frightened at the idea of destroying this marvelous thing. But by the same token, it was a job to do. It was my responsibility. Thousands of men behind me waiting for the order to be filled one way or another.
And if they were using that tower for an observation post, it would be a pile of gravel by now. But I had to see both sides of it, as I usually did. And part of the rules of the game was leave the churches and monasteries alone. As you know, monasteries were not always sacred. And the churches certainly were used by the Germans quite often as their observation posts. And when they used them and when they manned them as defense mechanisms in an area, because there was a church in every little town we came to, they had to kill us or we kill them. I felt that if it would save one American life, I didn't care. I would just do whatever it took. By that time, we had lost so many of my friends and my buddies that didn't matter anything, nothing mattered anymore except beating the Germans at any part of the game. After seeing the guts and blood and the arms and legs of your friends being displayed on hillsides and wherever, you lost all the previous feelings you had. All you had left was hate. At least that's all I had left was hate. And the hatred got me through a lot of problems. I spent hours at that point observing. Nothing moved, nothing seemed to move. I hoped they wouldn't, if there were Germans there at the time, I didn't see any button shine or use of the area at all by them. However, I knew the shadows were halfway back in the tower, and I had to allow for the possibility that they were there. Then for the next few hours, it went through my mind, should I destroy the tower anyhow? Because my instructions were, if you see anything at all, we have all the cannons lined up and ready to go. All you have to do, Sergeant, is say fire. And it was up to me to destroy the tower at that point if there were Germans in it. The last hour of observing was extremely interesting because the sun's rays had begun to make the tower wiggle. And at that point, it was hardly any good of me to observe the tower through the telescope. I tried, but there was no point to it. The tower was a bowl of jello at the time. And I figured if I'd hang around and wait until the sun got a little cooler, then I could continue my work. But by that time, they had located me and the radio man and giving us hell. Sergeant Brown at headquarters said, get your asses back. The generals have decided to do it differently. They said, well, you better get back because the generals have decided they're going to outflank Pisa. The next day, we had to go leave immediately, prepare overnight for a trip to an area north of Florence called the Gothic Line, which was the next hellhole of fighting. So that I had no time in the city. The closest I got was when I was viewing it from my telescope. Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la pioggia dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano e con un dolce sorriso mi misi allora a cantare. Viva la torre di Pisa che pende ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa.
Pisa. La guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa! Viva la torre di Pisa, che pende, che pende, e mai non cadrà. La popolazione di Roma saluta i membri del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, giunti come interpreti delle profonde esigenze del paese per un nuovo governo. Sotto il sole caldissimo d'uno di questi giorni d'estate, ci siamo recati in visita allo stabilimento della Saint-Gobain, che si trova nel quartiere più danneggiato dalla guerra, Porta a Mare. Liberata Pisa il 2 settembre 1944, gli operai, custodi fedeli della loro fabbrica, iniziarono il 20 del mese lo sgombero delle macerie. Tutto era da rifare. Le macerie invadevano l'intera area del fabbricato. Parecchi proiettili vennero rimossi, si tracciarono i primi viottoli, recuperato il primo materiale utilizzabile. Dopo la guerra c'è stato un senso comune di, diciamo, di solidarietà. Gli operai recuperavano tutto, diciamo, per quanto riguarda la ripartenza delle fabbriche, della Sanac, della Saint-Gobain, della Piaggio, si facevano carico, ecco. In poco tempo hanno rimesso in moto quelli che erano gli strumenti di lavoro. Furono ritirate alla luce le macchine nascoste nelle cantine, ripristinate le officine meccaniche per il riassetto dei primi mezzi di produzione. Si è riattivato il forno, costituito con vecchio materiale, il 13 di giugno. In serata già usciva il primo prodotto. Elettricisti, muratori, tutti i mestieri sapevano fare, intervenire anche nei meccanismi, diciamo, della fabbrica. Io dicevo che queste persone erano le persone che fanno l'occhio alle pulci. Ho conosciuto degli operai che riuscivano a risolvere dei problemi, diciamo, immensi. Ora c'è più tecnologia, come la Saint-Gobain, col flat c'è il computer, lo guardi, ma prima erano lì sulla breccia a cosare, a lavorare, a vedere che il vetro venisse buono. Era la vita che tornava, la prima vera grande gioia che premiava il sacrificio silenzioso di 100 e 100 operai, fatto di stenti, di fame, di dolori, di attaccamento alla ditta, che non è stata abbandonata neppure con la promessa di guadagni più facili e immediati. Cerca lavoro? Non l'ho già trovato. Che lavoro fa? La commessa all'Allemagna. Ha avuto difficoltà a trovarlo? No. Trovato lavoro subito? Sì. Ha sempre lavorato in questi anni? Sempre lavorato. Ma se lei lasciasse quel posto, ne troverebbe subito un altro? Sì. C'è molto lavoro adesso? C'è tanta richiesta di operai qualificati. Ha trovato subito lavoro quando è venuto? Subito, il primo giorno che sono venuto. Prima che faceva? Posto in gas. Bianchino. E in Argentina? Contadino. Contadino. Io sono il minatore. Minatore? Minatore. Un mattino qualsiasi, quando ancora è buio e l'aria è rigida. La storia quotidiana dell'operaio ha inizio da questo punto. Alla piccola stazione si trovano i compagni di tutti i giorni. L'operaio si confonde con loro. La sua storia continua in mezzo a loro. È un po' di strada a piedi, tutti insieme. Una lunga fila quasi assorta nella calma del mattino. Poi la fabbrica, sempre uguale, chiusa nelle sue mura, e l'urlo di sirena che li chiama in un unico appello. La storia quotidiana dell'operaio ha termine solo a sera.
si scende dal treno e ci si dilegua come uno stormo di passeri. Oggi la fabbricazione del vetro con sistema industriale ha portato ai vertici della qualità e dell'economicità un'arte nota fin dai tempi più antichi. La Saint-Gobain fu fondata nel 1665 a Parigi come manifattura reale da Luigi XIV, il Re Sole, e le sue benemerenze nel nostro paese sono riassunte in una considerazione. Prima della creazione dello stabilimento di Pisa, cioè fino a 76 anni fa, tutto il vetro impiegato in Italia era di importazione. I prodotti finiti di elevatissima qualità per levigatezza e trasparenza sono queste lastre di gigantesche proporzioni, le stesse che danno un volto all'architettura d'oggi, alle nostre città, ergendosi a riflettere il sole come sulle facciate dei grattacieli della Milano Nuova.